Buongiorno, buongiorno da Onda di Gine, apertura subito la notizia del giorno, ancora un contagio all'ospedale di Sulmona positiva al virus, un'operatrice sanitaria del pronto soccorso dove in queste ore cresce la fibrillazione, ma sentiamo tutto nel nostro servizio. Ancora un operatore sanitario contagiato. Si tratta di una donna che lavora a pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. L'esito del tampone, processato nel laboratorio dell'ospedale dell'Aquila, è arrivato nella tarda serata di ieri ed apre un fronte delicatissimo nel nosocomio, in particolare a pronto soccorso, front office con l'utenza, reparto già gravato da una carenza di personale. Il contagio non sembrerebbe legato agli altri casi accertati nell'area dell'ospedale, ovvero l'operatore che collabora con il 118 e le unità del distretto sanitario. C'è da sperare in un contenimento del contagio ai soli casi accertati, vista la professionalità di tutto il personale medico e paramedico e il conclamato rispetto di misure e protocolli. Nei giorni scorsi sono arrivati 60 tamponi negativi tra il reparto di radiologia e gli operatori del distretto sanitario, segno che laddove c'è attenzione il contagio si può evitare. Ma il nuovo fronte del pronto soccorso tiene tutti in fibrillazione, sia per il ruolo che recita il reparto come baricentro dell'ospedale, sia per la grave carenza di personale che in questo momento pesa tantissimo. Nei prossimi giorni gli operatori saranno sottoposti di nuovo al tampone. Da quanto si è appreso, l'operatrice è del tutto asintomatica, in buone condizioni, sempre previdente, tant'è che fino a ieri mattina era regolarmente in servizio. Intanto il contagio non rallenta, altri 10 casi contati nella notte, tamponi a tappeto. Facciamo il punto nel nostro servizio. Il contagio non rallenta in Valle Peligna, dove si registrano 10 nuovi casi nelle ultime 24 ore, uno dei quali legati al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. Si tratta di contatti già tracciati dalla ASL e posti in sorveglianza attiva, ma per la tanto auspicata tregua sul fronte dei contagi c'è ancora da aspettare. Quattro casi sono registrati a Sulmona, legati al focolaio del distretto sanitario, altri quattro a Pettorano sul Gizio, ovvero un nucleo familiare legato all'azienda che produce prodotti alimentari. All'elenco dei nuovi positivi va aggiunto il caso accertato a Bugnara dell'operatrice del pronto soccorso e un altro tampone processato nel laboratorio di Chieti, inizialmente di provenienza sconosciuta, poi assegnato a un giovane di Sulmona. Il conto delle positività accertate sale a 136 casi nel centro Abruzzo, di cui 4 riferiti all'area Sangrina. È stato pure fugato il dubbio sui tre tamponi positivi processati a Chieti l'altro giorno. Fanno riferimento a tre donne residenti sul territorio comunale di Sulmona, una rientrata dall'Inghilterra, le altre due legate al focolaio della parrucchiera. Il grosso dei risultati è atteso però per le prossime ore, con l'esito dei tamponi svolti sulla casa di riposo Cercone dopo il caso di positività riscontrato su un'operatrice. Nella giornata di ieri sono circa 180 i tamponi svolti dal Dipartimento Prevenzione, molti dei quali legati ai residenti di Torre d'Enolfi, con la solita fila di auto davanti al pretriaggio del locale nosocomio. Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione continua a lavorare con carichi pesanti e con una carenza di personale che rischia di ripercuotersi sul sistema. Sempre nella giornata di ieri si era registrato il tampone negativo sul sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che era stata posta in sorveglianza attiva grazie all'app Immuni dopo la segnalazione di un contatto con un caso positivo. La mappa del contagio conta ora 66 casi a Sulmona, 25 Bugnara, 24 Pettorano sul Gizio, Prato La Peligna 9, Intro d'Acqua 5, Pacentro 1, Scanno 1, Corfigno 1, per un totale di 132 casi nell'area Peligna. Pescasseroli 3, Scontrone 1, per un totale di 4 casi dell'area Sangrina più il caso di Castel di Sangro in carico ad altra regione. Inoltre 450 sono sorvegliati dalla ASL, mentre per quanto riguarda i pazienti Covid, 11 sono ricoverati in ospedale, non in terapia intensiva, 3 guariti in attesa del cosiddetto tampone di verifica, 122 in isolamento domiciliare. Nella morsa del virus continua la lotta alla resistenza nei piccoli comuni, in particolare a Bugnara e a Pettorano sul Gizio. Vediamo tutto nel nostro servizio. Pettorano sul Gizio, Valle Larga da un lato, Bugnara, Torre d'Enolfi dall'altro, due comuni, due frazioni dove negli ultimi giorni il virus non ha affatto
allentato la morsa ed è così che è cambiato di nuovo quello stile di vita. Si cerca comunque di mantenere l'aggregazione di piazza per quanto possibile con le mascherine, con la distanza fisica e sociale, perché questo è il vero motore dei piccoli borghi, dei piccoli comuni, dei piccoli centri montani, ma soprattutto nelle frazioni si avverte, si sente, si percepisce il rumore del silenzio, con la gente che cerca di limitare il più possibile gli spostamenti e soprattutto di utilizzare tutte le precauzioni per bloccare l'ondata del contagio. State vivendo questi momenti? Ma un po' qua, un po' là, e beh, devi stare sempre in guardia. C'è clima di preoccupazione in paese? Assolutamente no. No, noi siamo Noi abbastanza stiamo sereni, bene. sappiamo dove insomma, quello che è accaduto, quindi noi veniamo l'estate, scendiamo da casa, eccoci, questo Poi a facciamo. Pettorano. C'è un po' di paura o comunque basta stare attenti, Basta stare Assolutamente attenti. no, siamo attenti perché non ci mettiamo vicino alle persone che si conoscono. Non vicino a persone che non conosciamo. Bisogna stare attenti come a Sulmona e a tutti gli altri paesi in giro. Ecco. Vediamo anche in paese con un po' di più attenzione, Beh, c'è rispetto trasporto. al Ci mese sta. scorso, quando non c'era nessun caso, uno stava più tranquillo. Adesso uno cerca di stare più attento, di mantenere il distanziamento, di evitare di fare assembramenti, di portare la mascherina. Per quello che sta succedendo. Noi, io no, ma i nostri parenti sì. Sì. Se vedete che la gente esce un po' di meno in questo tempo. Normale, No. come sempre. Qui abita poca gente. Quelli che ci sono, la maggior parte delle volte non li vediamo. Sono pensionato, quindi vado via quando voglio, la mattina più tardi. Sono arrivato ora, sì, sono qui a casa di mio figlio, sono a vedere un po' la situazione qui da loro. Sì, ho saputo che qui c'è qualcosa, insomma, come contagio, però onestamente non so dire quanti ne sono e in che condizioni sono. Sicuramente si esce un po' di meno, vediamo le Sì, strade. in effetti questo è vero. Anche qui spesso io incontravo ragazzi e persone che stavano vicino alla scuola, che oggi non vedo, ma forse per questo motivo qui. Vogliamo chiedere che clima c'è, c'è un po' di preoccupazione in paese così. Sì. Se si esce. Un po' sì. C'è. C'è. Però certo basta stare attenti, no? Che lei che dice? Sì. Ci sono degli sprazzi di quotidianità da chi fa i lavori a casa del figlio, chi torna in paese, chi si affaccia dal balcone dialogando con il vicino. Insomma, si cerca di vincere il virus con la responsabilità, ma non è un momento facile per nessuno. Cittadini e amministratori connessi su WhatsApp e la UIL a lanciare la proposta. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio.
Un canale WhatsApp comunale a servizio della cittadinanza. La proposta viene lanciata da Mauro Nardella della segreteria confederale UIL Gran Sasso Adriatica. In un'era digitale dove il ricorso a strumenti di comunicazione risultano disponibili alla portata di tutti i cittadini, sarebbe utile mettere su un sistema come un canale WhatsApp comunale che consenta a tutti i residenti di Sulmona di compartecipare direttamente all'opera di restauro civico della città attraverso il loro personale e diretto intervento, sostiene Nardella. Moltissime potrebbero essere infatti le segnalazioni di disfunzioni strutturali e suggerimenti che gli abitanti locali e non solo, anche turisti ad esempio, potrebbero avanzare agli amministratori locali, consentendoli di intervenire prontamente, concorrendo così a rendere migliore e più vivibile la città, spiega l'esponente sindacale. Molto spesso accade che proprio per un mancato raccordo tra chi governa la città e le varie parti del centro abitato, un problema che potrebbe essere facilmente risolto intervenendo subito, acquisisce gradi di difficoltà risolutiva sempre più alta, quanto più il tempo passa, tanto da portare quello stesso problema a crearne altri ben più seri, conclude Nardella. Ovviamente all'utilizzo di tale forma di comunicazione deve seguire, compatibilmente con le risorse di bilancio del comune stesso, un apparato organizzativo tale da raccogliere l'eventuale rilevazione e farla propria. Penso a tal proposito a un idoneo regolamento. La corsa degli zingari senza pubblico, la prima volta nella storia, fervono i preparativi a Pacentro. Abbiamo intervistato il presidente dell'associazione Giuseppe De Kellis. Corsa degli zingari senza pubblico, poi il concerto di Michele Zarrillo, siamo arrivati alla vigilia, fervono i preparativi in quel di Pacentro. Il presidente dell'associazione Corsa degli zingari, Giuseppe De Kellis, che clima si vive alla vigilia e quali sono, insomma, gli ultimi ritocchi da fare? Quest'anno, come sappiamo ormai tutti, stiamo per prepararci, ormai siamo pronti alla 577esima edizione della corsa. Quest'anno è stato un anno molto duro e molto particolare per via della bestiaccia che si sa si chiama Covid-19. Però ce l'abbiamo fatta, stiamo organizzando, o meglio abbiamo organizzato una manifestazione nel rispetto più rigido di tutte le norme che ci sono state imposte dalla prefettura, alla questura, dagli organi sanitari, perché è giusto fare degli eventi, ma è giusto anche pensare in primis alla salute. Io vorrei dire un messaggio a tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando in questo momento e il messaggio è questo: il paese è aperto perché noi abbiamo attività di ristorazione, abbiamo bar, abbiamo negozi. L'invito è a non venire su per andare a vedere la corsa, perché c'è una diretta streaming molto importante, la prima volta nella storia della Corsa degli Zingari, che tutti potranno vedere sul sito www.ap.it e sul sito www.corsadegizingari.it. Quindi l'invito, ripeto, che è molto importante, a non venire su per la corsa, ma a venire su per chi vuole andare a mangiare qualcosa in un ristorante. I locali sono aperti regolarmente. Le vie per l'accesso alla zona corsa sono presidiate in una maniera ferrea. Quest'anno la corsa non sarà una competizione, ma diciamolo, una sorta di omaggio alla tradizione pacentrana, è vero? Sì, e abbiamo rispettato, ripeto, come dicevo antecedentemente, tutte le normative del caso, e sarà soprattutto un atto, una devozione verso la nostra Madonna di Loreto. Quindi voglio ringraziare tutti i concorrenti, che sono i nostri eroi, e tutte le autorità, e il comune, tutti quanti, ma un ringraziamento particolare lo vorrei fare all'ingegnere Andrea Giampietro, e dello studio Giampietro Engineering e i suoi collaboratori preziosissimi, l'ingegnere Maria Di Rocco e l'architetto Melania Lucci, che hanno messo in pratica un piano di sicurezza impeccabile. E il ringraziamento di cuore più grande lo faccio ai miei ragazzi, ai ragazzi dell'Associazione Corsa e ai ragazzi della Confraternita Madonna di Loreto, perché organizzare un evento con certe regole ne posso essere fiero, perché non è da tutti, non è da tutti. Ci vuole impegno, costanza e un amore per il paese che va oltre i limiti dell'immaginazione. E concludo dicendo che questa è una festa molto dispendiosa, soprattutto a livello economico. E gli artefici devo ringraziare, perché senza di loro non avremmo potuto fare, sono gli sponsor, perché senza di loro non era possibile effettuare ciò. Un'ultima cosa e concludo. Invito tutti ad acquistare un biglietto
per il concerto di Zarrillo, perché è un concerto molto importante. Lui verrà con tutta la sua troupe nel pieno svolgimento delle regole, come battezzato dal modello Pacenza, dagli organi di dovere. Quindi non venite a vedere la corsa, venite a mangiare nei nostri ristoranti e nei bar, ma non venite al concerto di Zarrillo. Il paese è una fabbrica, Nino Di Tiglio ha presentato il suo ultimo testo, Gaetano Trigilio. È stato presentato a Bussi sul Tirino il libro dal titolo Un paese ed una fabbrica di Nino Di Tiglio. La manifestazione si è tenuta all'aperto presso il bar Riverside di Bussi. L'evento è stato organizzato dall'Università della Libertà. Sono intervenuti oltre l'autore, l'editore Bellisomo, il giornalista Ryan Giobellucci, che ha curato anche la prefazione, il professor Francesco Barone, autore della postfazione, Paolo Castellucci, segretario dell'Ufficio IGL, ha coordinato i lavori Liliana Di Giamincenzo, presidente dell'Università della Libertà. Il libro rappresenta un viaggio storico, che racconta il paese di Bussi sul Tirino con la fabbrica, che per decenni, negli anni del boom economico, ha dato a vivere a molti lavoratori e alle loro famiglie. L'autore, già dirigente sindacale, racconta aneddoti, vicende del mondo sindacale e del mondo del lavoro, le lotte dei lavoratori, lo sviluppo della fabbrica e molto altro. E poi il suo declino, lento ma inesorabile, a causa, secondo l'autore, del nuovo mondo economico della globalizzazione. L'autore parla anche del fenomeno dell'immigrazione. Trova spazio anche il sacrificio della maestra Lola Di Stefano, l'impegno e la dedizione degli operai della fabbrica, spesso che si recavano a piedi a lavorare. L'idea è nata proprio dalla necessità di rappresentare una realtà importante come la fabbrica, non soltanto da un punto di vista produttivo, ma da un punto di vista dei rapporti umani e sociali, quello che ha rappresentato la fabbrica per il territorio e per questo paese. Quindi questo per lasciare una traccia ai giovani che vengono dopo, per fargli capire che tipo di lotte abbiamo dovuto fare per mantenere rapporti di questo tipo, per cercare di far andare avanti la fabbrica, per creare ricchezza nel nostro paese. Conoscevo il dottor Titiglio, c'è un uomo che ha sacrificato la sua vita non solo al sindacato, ma soprattutto al paese Bussi Tirino, che io non conoscevo. E logicamente abbiamo scoperto questa cittadina. E oggi non solo abbiamo scoperto la cittadina, ma abbiamo scoperto tutti gli abitanti che sono, come ha detto anche diciamo, durante l'intervento, sono figli, sono diciamo, parenti di Tiglio, perché lui ha vissuto la sua attività sindacale e anche l'attività per quanto riguarda la fabbrica Montedison, che era qui, come un'azione sociale. Bussi, un paese, una fabbrica, è il titolo esatto. Noi abbiamo fatto in questo paese delle esperienze enormi, non c'è stato mai un solco, un confine vero tra fabbrica e paese, e Nino ha saputo cogliere questa comunanza dei cittadini con la fabbrica e ha fatto bene. È stata sicuramente una bella esperienza, anche da ripetere, perché come sta scritto nel libro, forse tutte le risposte a quello che è successo a Bussi ancora non le diamo. Stiamo vivendo un periodo di crisi, speriamo in un rilancio, si sta operando in questo senso e tutte le forze, anche di chi ormai è fuori dal ciclo produttivo, ben vengano. Tu che mi hai preso il cuore è il nome dell'ultimo singolo del tenore Bongiolatti, Barbara De Lemona. M'hai preso il cuore, sarai per me il solo amor. Ma non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. È uscito su tutte le piattaforme digitali il singolo Tu che mi hai preso il cuore, interpretato dal tenore Spero Bongiolatti, un'aria di tradizione operistica entrata nel repertorio dei più grandi tenori della storia, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Mario Del Monaco, ma portato al successo anche da cantanti di musica leggera come Claudio Villa, Ornella Vanoni e Laura Pausini.
Insieme al singolo uscirà anche il video ufficiale sul canale YouTube di Bongiolatti, un video dalla rara intensità e grande suggestione. Il singolo anticipa Bel Canto, il nuovo album del tenore valtellinese disponibile dal 20 settembre prossimo, un progetto dedicato al bel canto italiano in un momento storico difficile. Un messaggio di bellezza dedicato al nostro paese, un messaggio di speranza che attraverso il bel canto è strumento di forza e serenità. L'album Bel Canto, contenente 10 brani della tradizione operistica, concertistica, sacra e popolare, di compositori come Gioacchino Rossini e Gaetano Dorizetti, sarà acquistabile negli store digitali Spotify, iTunes e Amazon. Come tenore ho sempre avuto lo stimolo alla ricerca del suono più bello, più rotondo e più dolce, spiega Bongiolatti, parlando della sua ultima fatica artistica. Il bel canto italiano dell'Ottocento, a mio avviso, è il canto più moderno di sempre perché nasce dal soffio del respiro e dà luce a suoni che non hanno età perché il loro spirito è eterno. Bel canto. Il 20 settembre esce su tutti i digital store del mondo e sono molto felice, questo progetto ho creduto molto e finalmente lo vedo all'orizzonte. Che dire, sono felice e voglio ringraziare tutti quelli che sempre hanno creduto in me e tutti quelli che mi ascolteranno, compreso voi. Grazie mille. Bel canto. E prima di chiudere vi invito sempre a visitare il sito internet, la nostra emittente televisiva www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. È davvero tutto per questa edizione, Onda Digi torna come di consueto questa sera alle 20:10. Grazie per essere rimasti con noi, a tutti buon pomeriggio.